sorprendente come mai la 48esima edizione della Targa Florio. I 10 infernali giri del circuito delle Madonie questa volta hanno messo fuori combattimento la metà dei 64 piloti che hanno preso il via alla più vecchia corsa del mondo. Già al secondo giro si erano registrati 11 ritiri, gli altri si sono persi prima dell'arrivo a Cerda. Le vetture della Porsche hanno condotto la corsa confermando del resto i pronostici della vigilia, mentre deludente si è rivelata la prova delle loro avversarie, le vetture americane, troppo pesanti e troppo potenti per un circuito tutto da domesticare. Finalmente è la volta del siciliano Antonio Pucci e dell'inglese Colin Davis. La loro marcia verso la vittoria è stata graduale ma inesorabile, grazie più che altro al pilota siciliano che ha dimostrato di possedere una conoscenza sconcertante del percorso di gara. Rosicchiando secondo dopo secondo, curva dopo curva, la coppia al volante della Porsche è riuscita ad arrivare prima al traguardo. Quelli della Ford, i grandi antagonisti battuti, si sono consolati con lo slogan della casa. Le corse migliorano la razza e per il bene della razza e del futuro automobilistico si può anche perdere.